Allora, innanzitutto un ringraziamento ad Amilcare, sempre molto disponibile nei collegamenti con la radio. Del resto c'era un po' d'urgenza, quindi contrariamente a quanto avevamo annunciato, oggi sarebbe stata la settimana del Sinagi di Milano. Abbiamo ritenuto invece più opportuno tornare a parlare di articolo 8. Perché questa ci sembra un po' la cosa centrale. In questo momento la radio ha inaugurato da alcuni giorni un osservatorio, quindi per quello che riusciamo di tanto in tanto, anche collegandoci con i singoli edicolanti, i singoli iscritti, voglio dire, andandoli proprio a pescare di provincia in provincia, riusciamo in qualche modo a dare un po' il polso della situazione. Grandi assenti sono i segretari provinciali che da questo punto di vista non riescono ad accentrare le informazioni, non riescono a mandarle né al Sinagi nazionale e né a noi. Quindi con Amilcar abbiamo avuto l'idea di tornare a parlare di questo argomento, quindi di risottolineare con una bella matita rossa l'importanza di accentrare le informazioni anche per capire che cosa sta succedendo. E poi questa cosa potrebbe avere, ma lo dico per carità, da redazione di Radio Rete Edicole, potrebbe avere una qualche valenza, un qualche peso, visto che c'è in questo momento un tavolo aperto con la FIAG. Allora, Amilcare, ti faccio quindi la classica domanda sullo stato dell'arte, quindi se hai qualche segnalazione in più, se ti sei fatto un'idea. Noi abbiamo sentito Napoli piuttosto che altre province. Abbiamo parlato per esempio con alcuni edicolanti della provincia di Livorno, ma ancora Bologna. La situazione è molto frastagliata. Proprio in questi giorni alcuni distributori stanno facendo riunioni associative, insomma, si stanno consultando per cercare non proprio di avere una linea unitaria, perché il punto non è quello, di avere un qualche tipo di ufficialità, un qualche tipo di linea che chiaramente è sempre sotto il livello, però mi sembra un po' questo il profilo. A te la parola. Sì, grosso modo la situazione è come hai detto tu, cioè i distributori locali non è che stanno cercando di trovare una soluzione per rispettare una norma di legge, cioè per consentire a chi è al giornalaio anche a lui il rispetto della norma di legge. Stanno cercando soluzioni così tampone per continuare a fare la voce del padrone e dire così è, punto e basta, cioè quindi si fa come dico io e buonanotte suonatori. E questo ovviamente non va bene perché se c'è una legge, non è che si trova un accordo per aggirare la legge e poi guarda caso questo accordo molto probabilmente è favorevole al distributore locale. Mentre invece, ad esempio, Vito Michea a Bari, e ne abbiamo dato informazione, ha fatto un accordo col distributore per come applicare la legge, non per come aggirarla, no? E quindi dice queste pubblicazioni che non sono in regola vanno rese in questa maniera, eccetera, eccetera. Mentre invece non vorremmo che sul territorio si vada a fare incontri con il distributore e si trovano soluzioni magari anche, come posso dire, utili, ma che non sono in sintonia con quanto stabilisce la legge. Ora, bisogna capire anche che, come dire, se per anni la lamentela giusta e pressante che è stata portata alle organizzazioni sindacali era quella di gestire tutto questo prodotto. Non dico invendibile, ma che si vende magari in un'edicola piuttosto che in un'altra no, una regolamentazione che però potesse portare un po' di pulizia, chiamiamola così, all'interno dell'edicola. Ora che questa cosa c'è. Voglio dire, cioè, si aspetta sempre che sia qualchedun altro a dare disposizioni, a dare cose. C'è la legge, bella chiara, bella limpida e bella tutto,
e si fa quello che ci deve fare. Cioè, già l'ho detto l'altra volta, cioè, si vende questa pubblicazione, il distributore me la rimanda e io te la rimando, punto. Se invece si aspetta sempre che sia qualche d'un altro che venga a prendere le pubblicazioni e faccia la norma di applicazione, diventa sempre più complicato, eccoci. Tra l'altro girano in rete già alcuni moduli già pronti, quindi lo voglio sottolineare, insomma, che è un altro esatto. Per la esatto, resa, esatto. Anche se cioè, la nostra diciamo così visione di tutta questa problematica, cioè che c'è il discorso sul rendere le pubblicazioni che diciamo così sono in pagamento immediato e le pubblicazioni che arrivano in conto deposito, no? Sì. Noi avevamo detto, vabbè, per quelle che ci creano problemi di natura finanziaria, cioè quelle che pago subito, ok, facciamo subito il modulino e rendi. Per quelle in conto deposito, attenzione, perché si possono creare delle complicazioni di natura contabile. Se io le rendo oggi e fra 3 mesi c'è un addebito del conto deposito, insomma, devo anche stare attento che quando c'è questo addebito, il distributore non mi addebiti le pubblicazioni che io invece avevo reso subito. Sono andati in resa, certo. E quindi dico, per evitarci questi casini, visto che non ci procura un problema di natura finanziaria, so che ci crea un problema di natura logistica, questo è evidente, no? Perché se ho 10 copie di colorare, 10 copie di enigmistica o 50, 10 copie di cucina, 10 copie di uncinetto, alla fine ho il sottobanco o il retro del negozio pieno di tutte queste pubblicazioni che dovrò andarmi a cercare nella resa, per carità di Dio. Però dico, insomma, se si vogliono per ottenere i diritti bisogna fare fatica. Per mantenerli bisogna fare una fatica doppia, sì. Questa è un po' la questione, non è perché lo dice la legge o che cosa, allora tutti sono pronti a farlo, no, è chiaro che io ricordo quando ci fu la questione della defiscalizzazione, in 24 ore i distributori avevano già pronto il programmino per calcolare la defiscalizzazione, no? Mentre c'era diciamo così, la battaglia sul farla o non farla. In 24 ore erano pronti, guarda caso qui non sono pronti, no? Certo. E perché non hanno interesse che questo sistema diventi finalmente limpido e trasparente, eccoci. E poi c'è il discorso, cioè pagamento, cioè tutto deve essere mandato a pagamento, tutto deve essere mandato in conto deposito. Bisogna un attimino riflettere con calma, perché sai, anche avere la botte piena, la moglie ubriaca, l'uva ancora sulla vigna, eccetera eccetera, non è così semplice, eccoci. Quindi bisogna avere un attimo di pazienza. Speriamo che adesso la Federazione Editori abbia definito quella sua delegazione trattante, che è la terza volta che la cambia, e a febbraio, forse settembre mi è venuto un lapsus freudiano, a febbraio convochi questa riunione che doveva essere fatta a metà gennaio. L'orientamento è sì, eccoci, però vediamo un po' anche lì di andare a capire queste posizioni. Se qui, da qui non ne viene fuori niente, beh, allora bisognerà anche attivarsi, che ne so io, c'è anche la giustizia ordinaria, la finanza e quant'altro, e vedere un po' che cosa fare, però anche lì lascia il tempo che trova, perché i tempi si allungano, perché poi sul territorio, come hai detto tu all'inizio, cioè a noi non arrivano le segnalazioni o arrivano in maniera piuttosto frammentaria e non complessiva di cosa sta accadendo sul territorio. Abbiamo la sensazione, lo sappiamo, che stanno cercando di svuotare tutti i magazzini di quei prodotti ricopertinati, riciclati, che ancora non hanno, diciamo così, le caratteristiche previste dalla legge, però come dire, c'è ancora un po' freddo, forse perché l'inverno rigido, non lo so, ma non,
non c'è l'autunno caldo che ci si aspettava rispetto alla presenza, alla puntualità e alla collaborazione, al coordinamento di questa situazione. Ecco, ci Svuotare i siamo. magazzini vuol dire eliminare la merce oppure rimetterla nel circuito delle edicole? Non ho Ah capito. no, secondo me rimetterla nel circuito dell'edicola per creare quel dato di fatto che comunque così è, così continueremo a fare. Certo. Non tanto per dire osteria, dopo cambierà e allora adesso aspetta che svuoto tutto così non ce li avrò più. Secondo me è il doppio obiettivo, cioè uno questo che ho appena detto e l'altro quello che invece è per, come dire, mantenere il potere decisionale rispetto alle cose da mandare in edicola. Bene, mi sembra, insomma, la situazione è chiara nel senso di come l'ha esposta e quindi gli scenari che si aprono a questo punto. Non chiara perché non dà punti di riferimento per una valutazione serena della cosa. Certo. Vedremo, vedremo proprio in questi giorni, perché appunto come avevamo documentato alcuni distributori stanno facendo riunioni, stanno cercando di uscire più che con una posizione, con un comportamento che sicuramente lascerà il tempo che trova e del resto, insomma, dalle parole che hai usato tu, c'è poco da stare allegri. Allora, volevo capire, girando pagina molto velocemente, ma solo se hai appunto dei riferimenti, qual è invece la situazione per quanto riguarda le zone del terremoto? Non so se ci sono stati avanzamenti, abbiamo capito che l'emergenza continua, questo è poco ma è sicuro, e volevo capire appunto se state pensando a qualche iniziativa ulteriore. Beh, l'abbiamo già fatta, nel senso che Sì. abbiamo mandato fine settimana scorsa una circolare a tutte le strutture dicendo che abbiamo in un certo senso riaperto la raccolta dei fondi perché appunto oltre al terremoto che continua anche ieri, ulteriori scosse, eccetera, eccetera, ci sono queste condizioni avverse del tempo che rendono complicato ancora di più tutto, e allora abbiamo di nuovo, cioè abbiamo aperto la raccolta dei fondi per far arrivare un sostegno agli edicolanti che sono oggettivamente in estreme difficoltà, chi addirittura chiudendo e chi invece svolgendo ed essendo presente tutti i giorni tra virgolette, campo di battaglia, comunque lo fa con enormi sacrifici come dire, poco ritorno dal punto di vista economico e così via, quindi cercare di dare un contributo e allora abbiamo detto a tutte le strutture, riattivatevi, insomma, vediamo se chiedere 1 euro ad ogni rivenditore possa fare in modo di poter, avere ancora, una base di fondi da poter distribuire a questi colleghi. E come abbiamo fatto le altre volte, cioè questi soldi non è che vanno poi nel pentolone generale di tutto quanto, ma li andremo noi a consegnare personalmente agli edicolanti che si trovano in quelle zone, che attraverso i nostri segretari provinciali di quelle zone ci vengono segnalati in particolare stato di necessità, eccoci, e quindi dare modo a questi colleghi di cercare di superare questo momento drammatico. Quindi su questo Benissimo, ci siamo già mossi. benissimo. Allora, grazie Amilcare di questa testimonianza, di questa tua nota che quindi apre la settimana. Lo voglio ricordare, saremo impegnati tutta la settimana sull'articolo 8. Io chiamerò personalmente i vari segretari, a cominciare appunto da quelli delle maggiori aree metropolitane, dei territori più importanti dal punto di vista delle presenze degli edicolanti. Vedremo da loro di avere quindi un resoconto anche veloce della situazione, proprio perché in questi giorni, ripeto, molti distributori
stanno cercando di definire meglio la loro linea di condotta. Grazie ancora.